Ragazzi, no, non sono diventato per niente Kendall. Cioè, meglio, per meglio dire, sì, sono diventato Kendall, però ovviamente solo su Minecraft. E quindi adesso andiamo... Oh, ma funziona anche senza che mi si veda tutto quanto. No, invece no, non funziona. Però adesso andiamo a vedere i miei amici, a fare gli scherzi ai miei amici. Prima di tutto andiamo da Carwin, che però lui non parla purtroppo. Invece Nick lo spostiamo dopo e parlerà. Quindi prima facciamo lo scherzo a Carwin, dove non parlerà. Poi dopo con Nick possiamo anche parlare, vediamo anche la sua reazione a voce. Io sono troppo curioso di vedere, mi fa già ridere, guardate. Allora, vediamo un attimo dove sono i puzzacchioni scurreggioni. Poverini, no, scherzo, ovviamente sto scherzando, non sono così puzzacchioni scurreggioni, mi auguro. Però vedo già qualcuno qua, eccolo qua, là c'è Carwin. Allora, diamogli un pugnetto. Ovviamente con il disguise è sempre semplice. Oh, guardate, mi ha visto. Allora, prima di tutto lui dovete vedere che ha una skin un po' particolare, tipo la skin di Shrek. E io ho anche tolto la chat, quindi non possono scrivermi sulla chat, possono scrivermi solamente coi libri. Ciò vuol dire che chiaramente sono tutti quanti, vedete, già Carwin è tipo super contento, tipo "Yuhu, party, c'è Kendall nel mondo. Yuhu!" Ovviamente poi dopo gli dico che è uno scherzo, ragazzi. Però prima di tutto, diciamo, facciamo finta che non è uno scherzo. Così almeno loro dicono "Oh mio Dio, che bello!" Vediamo un attimo. In teoria dovrebbero anche darmi dei libri, che tipo, per scrivermi tipo delle reazioni. E quindi aspettiamo un attimo. Ecco, tipo, vedete, è lì che sta tenendo il libro in mano, che sta scrivendo, perché poverino non ha la chat. E tipo, vediamo un attimo cosa ha scritto. "Oddio, ma sei tu Kendall? Oh mio Dio!" Gli rispondo "Sì, ah ah ah, ah. Sono bravo." No, vabbè, no. No, sta cosa qua del "sono bravo" meglio di no, sennò poi dopo... Ok, questa roba... Tieni, oh. E poi dopo gli facciamo anche gli scherzetti tipo... E via, 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 via. Cos'è successo, raga? Ho sentito qualcosa di strano. Ho sentito tipo dei pistoni, avete visto? Ma non è che adesso dobbiamo esplodere la casa di Nick? Ma sapete cosa? Sinceramente io gli rompo un blocchetto, dato che... Dato che posso, gli metto l'acqua... No, scherzo, non gli metto l'acqua. Però io... No, gli sto rompendo tutta casa, poverino. Sto scherzando, non gli ho rotto tutta casa. Però, però si alto sulla piantagione. Ah! Che bello fare tipo il cattivo. Vediamo un attimo cosa mi scrive. Secondo me tipo Carwin sta essendo scioccato. Tipo, probabilmente dice ma questo qua è il vero Kent. Cioè, nel senso, è entrato nel mondo, sta distruggendo tutto. Non è normale come cosa, no? Però vabbè, cioè, adesso poi dopo capirà che ovviamente... Non è vera tutta questa cosa, che sono solo io, che qua il malvagio. Ma possiamo fare uno screen, ma sei real OMG? Per favore, dai, che cringe. Dai, facciamo sto screen, mettiamoci qua così. Oh, che bello, siamo... Carwin e Ken... Non è vero. Che poi no, non è vero, cioè non dovrei fare lo screen con lui, no, probabilmente no, perché non è nemmeno il vero Kendall. No, 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 non facciamo lo screen. Invece, proviamo ad andare da Nick. Sono curioso di vedere invece Nick cosa dice. Quindi, ovviamente adesso Carwin ci segue. Schifoso! Ah! Adesso lo prendo. Lo prendo a spada e basta. Raga, lo faccio fuori. Lo faccio fuori. Ecco, non doveva permettersi di venire vicino a me. Poverino sta scappando. Ok, è andato nel laghetto, così almeno non muore di fiamme. Io, secondo me, Nick, lui trascorre la maggior parte del suo tempo lì in quella casa delle torture. Comunque, scusate se c'è eco, ve lo dico ora, ma praticamente l'eco c'è perché praticamente abbiamo cambiato casa. Quindi per ora non ho ancora i pannelli fonoassorbenti, ma dovrebbero arrivare fra poco. Cioè fra poco, non lo so quando dovrebbero arrivare. Se riesco ad aprire questa porta, mannaggia, che veramente col disguise è impossibile fare le robe. Ok, ce l'ho fatta, raga, sono magico. Ecco, adesso non riuscirò più, ovviamente, no? Dai, per favore, non riesco a fare le robe. Cosa? Non sto... Ok, perfetto, ecco, qua c'è Nick. Adesso, eccolo. Adesso lo sposto qua. Eccoti qua, ciao Nick. Ciao, ma c'è Kendall nel server? Sì, 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 hai visto? Se tu premi tab... no, non premere tab, scherzavo. Però praticamente... in poche parole, no Nick? Kendall dovrebbe registrare con noi perché praticamente... diciamo, ci siamo accordati per un video. Ma infatti se tu premi tab c'è scritto il suo nome, se vedi anche. Sì, è vero, ma perché c'è veramente, veramente lui? Sì, 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 infatti c'è veramente lui. No, vabbè, non ci voglio credere. Lo so, ma sono contento che tu sia così contento, perché c'è Kendall, lo so, anch'io lo seguo tanto, è molto simpatico lui.
Ma cosa sta facendo? Ma cos'è che dovete registrare? Cioè, lui è adesso qua che tipo mi ha beccato mentre ero nella sala delle torture. Ma... Però vabbè. Devi registrare anche tu con noi, quindi dobbiamo registrare insieme. Okay, parliamo okay. Anche, ovviamente. Sì, sì. Ma cos'è che sta facendo? Boh, è tipo qua che sta camminando, non so cosa sta facendo. Ah, ho capito. Forse è venuto a visitarti, magari è interessato a vedere un attimo di cose. No? Mi hai tirato una sparata. Ma cosa stai dicendo? Ma non è possibile, Nick, cosa stai dicendo? Mi sta tirando le sparate, ma perché? Ma cosa gli ho fatto? Ma Nick, ma non dir cose così strane, dai, è Kendall, perché cioè, secondo te entra nel mondo e ti ammazza? Cioè, dai, non, no. Ma non lo so. Beh, mi sembra strano comunque. Adesso se n'è tipo andato. Ma forse hai fatto qualcosa, magari... Magari si aspettava tipo un ciao da parte tua. Gli hai scritto qualcosa? No, ma perché tipo non lo so, non gli ho scritto nulla. Dai, dovevi salutarlo, forse si aspettava, dato che... Vabbè, gli scrivo in chat. No, ma non c'è la chat, guarda che l'ho tolta dal server. Ah, vero cacchio. Sì, dimenticavo. Sì, sì. Allora come gli scrivono? Io non ho un libro. Prendi i libri, che caspita ne so. Non so come farli i libri. Ma prendi da qualche parte, rubali, che caspita ne so. Però praticamente forse dovevi scrivergli, perché praticamente si sarà offeso. Adesso non vuole più parlarti con te. Cioè adesso ma magari... no! Adesso appena entriamo magari ti dice tipo non voglio più parlare con Nick perché non mi ha salutato ed è offeso. Giustamente, perché se non saluti... scusami, ma scusa, ma adesso, cioè, io veramente... Ma cosa ti salta in mente di non salutare? Cioè, boh. Ma non, cioè, non lo sapevo, mi hai colto mentre ero su un coso che stavo saltellando. Ho una capito. Stalattite, una stalagmite, non lo so, quelle che lei, quella che c'è a terra, no? Sì, sì, una stalagmite. Io sono quel di quel coso là, che stavo facendo le mie cose senza pantaloni. E, cioè, capisci? Non voglio sapere cosa tu stessi facendo. Però... vabbè, non si può dire. Ho capito, quindi comunque stavi facendo le tue cose, ti ha colto giustamente alla sprovvista, non avevi dei libri per comunicare. Esatto. Giusto. Vabbè, anche te me lo potevi dire prima. Sì, scusami, è che proprio non ci ho pensato, sai com'è? Sì, vabbè, ti capisco, alla fine. Ma adesso, cioè, non lo vedo più. Ma guarda, ti posso dire che stavo scherzando, quindi continuiamo a fare... Cioè, nel senso, stavo scherzando, nel senso, era tutto uno scherzo. Quindi continuiamo a fare invece lo scherzo a Carwin. Cioè, no, vabbè, ti odio. Sono io, lo so che mi odi. Ma sei il peggio! Qua mi ha dato un altro libro, dice... Kendall, sei il mio preferito youtuber preferito MG. È un pazzo! Mi sa di sì, è impazzito, ma è tipo troppo contento. Aspetta, prendiamo la spada da entrambi, tipo... Aspetta, vai. Kendall, tieni il libro. Cos'è che mi... No, sulle mie coltivazioni! Ciao, Kendall, ma cosa stai dicendo? Dai, per favore. Ovviamente... Le coltivazioni! Lo so, ma perché doveva essere realistico, no? Cioè, quindi, ovviamente... Vabbè, poi vai, dopo vai, mettiamo vai, a posto. È morto, che peccato, oh mio Dio, no. Con la mia spada che si chiama... Ah no, aspetta, perché la tua spada si chiama come la mia spada? Ma che caspita stai dicendo, la tua spada si chiama come la mia? La mia si chiama Lost Vein, la tua si chiama Maria delle Rose. No, anche lei si chiama Lost Vein, oh. Vabbè, ok, va bene, comunque... Metti il nome, cattivo ragazzo. Maria delle Rose. Comunque niente... È stato molto bello fare questi scherzetti. Ovviamente, diciamo, diremo dopo a Carwin che è stato tutto uno scherzetto. Scrivetemi nei commenti se magari volete vedere qualche altro video, chiaramente, di questi youtuber. Scrivetemi voi youtuber preferiti che avete nei commenti e io lo farò, ovviamente. Ed è strano vedere che la mia skin è quella di Kendall. È molto strano e non me la merito nemmeno. Cioè, nel senso, me la devo togliere perché non sono degno di un onore così grande. Come non sono degno di nessun onore di nessuno youtuber, ovviamente. Nemmeno quella di Lion non ero degno. E lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!